San Giuseppe da Copertino, frate francescano, è ricordato come il patrono degli studenti e il santo dei voli. Tre le città coinvolte in questo straordinario evento: Copertino in Puglia, città natale del santo, Assisi, dove visse 14 anni, e Osimo nelle Marche, città che lo accolse negli ultimi anni della sua vita. Di ogni santo abbiamo il bisogno di cogliere il suo specifico. In San Giuseppe da Copertino lo specifico suo è quello di essere il santo dei voli, che è il dono più appariscente che il Signore gli ha fatto, traendolo fuori dalle terrestrità e ponendolo nel mare del suo infinito amore. È un santo contemporaneo perché parla a ciascuno di noi oggi, uomini e donne, all'alba del nuovo millennio, e sicuramente attraverso l'esperienza delle estasi ricorda a tutti noi la parola che il Papa ha riconsegnato alla Chiesa e alla umanità, Duc in altum. San Giuseppe, il santo delle estasi, ci invita a guardare in alto, proprio perché ognuno di noi, anche se vive l'esperienza nel suo pellegrinaggio terreno, il suo cuore, la sua mente, il suo servizio è sempre verso le cose del cielo. Ma cosa ha fatto San Giuseppe per meritare questo dono dell'estasi? Ha raccolto quelle parole famose di Gesù: chi si umilia sarà esaltato. E nella vita quotidiana ha vissuto sempre in questo spirito di abnegazione di sé, questa parola del Signore, che può diventare senz'altro per ciascuno di noi un esempio, un modello. Penso che la cosa più bella della vita di San Giuseppe è stata quella di una ricerca di un valore più grande, la ricerca di Gesù Cristo vissuto fino in fondo, nelle gioie, nelle difficoltà, nelle sofferenze, nell'accoglienza delle persone. I giovani oggi hanno molto da apprendere da San Giuseppe proprio in questa ricerca fino in fondo, appassionata dell'amore del Signore. San Giuseppe da Copertino è conosciuto come il patrono degli studenti, degli esaminandi. Gli studenti si rivolgono a lui per invocarne la protezione. Possono trovare benissimo in San Giuseppe un modello, sia nella capacità di realizzare il progetto di vita, sia nella possibilità di acquisire tutto ciò che occorre per riuscire nella vita quotidiana. Oggi spesse volte sentiamo dire da tante persone, soprattutto dai giovani: faccio ciò che voglio, sono libero perché posso fare quello che voglio. Ma Giuseppe da Copertino ci ricorda che l'importante non è fare ciò che si vuole, ma l'importante è vivere nella volontà di Dio. E lui è riuscito a vivere la sua santità anche dentro a quattro mura. E allora noi capiamo bene che non si tratta tanto di vivere nella libertà come il mondo la intende, ma vivere secondo la legge del Vangelo. Questo dona libertà più che mai. Fra Giuseppe fu beatificato nel 1753 dal Papa Benedetto XIV, mentre Papa Clemente XIII ne approvò la santità il 16 luglio 1767, nel giorno dell'anniversario della canonizzazione di San Francesco d'Assisi. Nella bolla di canonizzazione si legge: come mai il beato Giuseppe con tanta frequenza e tanta facilità si alzava in aria? Non era forse per la sua profonda umiltà che gli faceva addirittura godere di essere disprezzato e dimenticato? Come mai il suo corpo, quasi fosse privo di peso, con agilità straordinaria seguiva gli impeti del suo spirito? Non è forse da ricercare la causa nella troppa penitenza
con la quale egli lo teneva soggetto e quasi schiavo. Gli abitanti di Copertino erano alle prese con la quotidiana lotta per la sopravvivenza, che assorbiva ogni loro attenzione, ed erano forse ignari di ciò che accadeva intorno. Guerre fratricide in Italia e il protestantesimo che avanzava in tutta Europa. Il bravo artigiano Felice Desa, carradore e custode del castello dei signori Pinelli, duchi di Aderenza e marchesi di Copertino, si era dato alla macchia per sfuggire al carcere, ma non era un poco di buono, anzi, si era messo nei guai garantendo sulla fiducia debiti non suoi che poi non sono stati onorati. La sua sposa, Franceschina Panaca, aspettava un bambino. Era l'anno 1603. Fu proprio in un giorno di fuga dagli sbirri che, trovando rifugio in una piccola stalla di Copertino, diede alla luce il suo bimbo Giuseppe. Ti chiamerò Giuseppe, come il papà di Gesù. Che il beatissimo Signore ti colmi di ogni bene e ti faccia felice. E ti auguro di godere sempre della sua grazia come gli angeli del paradiso. Che tu non abbia a soffrire come noi tutti in questa terra, mio bellissimo bambino. Il piccolo Giuseppe fu mandato a scuola, ed era un privilegio per quei tempi. Ma oltre alle difficoltà incontrate nell'apprendimento, gli sopravvenne una grave infezione che lo costrinse a interrompere gli studi. Fu tentata un'operazione che non risolse il problema e il giovane Giuseppe si aggravava sempre di più. La mamma, infine, con tanta fede, che trasmetterà al suo figliolo, lo condusse al santuario di Santa Maria delle Grazie, a Galatone, a pochi chilometri da Copertino, sulla strada verso il mare. Venne unto con l'olio della lampada votiva e ne seguì un'improvvisa guarigione che gli permise di tornare al paese con le proprie gambe. La Vergine Maria gli aveva concesso la grazia e Giuseppe la ricambierà con immenso amore per tutta la vita. Giunto all'età di 16 anni, scopre di non essere adatto ad alcun mestiere e pensa invece di entrare in un ordine religioso. Gli zii, frati minori conventuali, padre Caputo, padre Desa e padre Panaca, non ritennero di offrirgli la possibilità di frequentare il loro ordine. Sperò nei frati di Santa Maria di Casole, un convento dei frati minori osservanti riformati, ma anche qui non ebbe accoglienza. Fu accolto invece dai frati cappuccini a Martina Franca come fratello laico ed iniziò il noviziato. Qui vi profuse certamente il massimo impegno e la massima diligenza nell'osservare le indicazioni ricevute, ma ciò nonostante l'esperienza durò appena 8 mesi, il tempo necessario per constatare che le sole qualità di sguattero e di ortolano non erano sufficienti per accedere alla consacrazione religiosa.
non ritornò alla casa paterna. Il giovane Giuseppe non poteva subire un'ulteriore umiliazione e cercò ancora una volta il sostegno dello zio, frate Franceschino, che predicava la Quaresima ad Avetrana. Nel frattempo, il papà di Giuseppe, Felice, muore e la pena del carcere dovrebbe scontarla proprio lui, come volevano le leggi di quel tempo. La mamma cerca ancora aiuto dai parenti frati. Ancora un rifiuto. A pochi chilometri da Copertino c'era e c'è il santuario della Grottella. Era di proprietà del vescovo di Nardò, che da poco l'aveva ceduto proprio allo zio di Giuseppe, frate Caputo. Qui si stava costruendo un conventino e qui, all'insaputa o no dello zio, si nascose Giuseppe. L'attesa di eventi migliori consigliava un buon nascondiglio, forse l'annessa cella di carcerazione provvisoria che si trovava nei conventi, non essendo molto frequenti all'epoca i presidi di ordine pubblico. Sei mesi di carcere volontario senza mai uscire per non essere sorpreso. Avanzi di cucina conditi con le preghiere dei frati che pregavano nel sottostante santuario. Voci riverberate, il ricordo del padre, la fede trasmessa dalla madre e la volontà di conservarla. Così lo spirito si rafforza e trasforma l'immagine della situazione al di sopra e al di fuori della realtà. Per Giuseppe, poco più che ventenne, è già la pienezza delle sue virtù spirituali. Scoperta la situazione dai parenti frati, il Caputo, il Desa e il Panaca, decisero di conferirgli la zimarra da francescano, togliendolo così dalla condanna ereditata dal padre. A 22 anni fu poi ammesso come fratello laico. Di più non ci si poteva aspettare da Giuseppe. Quando però si seppe che di nascosto leggeva ogni sera dopo il lavoro umile e faticoso, il superiore, padre Caputo, forse più per speranza che per certezza nelle qualità del giovane frate, decise di inoltrarlo allo studio per il sacerdozio. Si può solo immaginare con quanta gioia fra Giuseppe avrà condiviso in libertà, non più nascosto, tutte le attività dei fratelli frati. Le preghiere, le sante messe, lo studio. Certamente l'aver abbandonato gli studi in tenera età non agevolava ora il cammino verso la meta, ma fra Giuseppe, con tenace volontà, seppe imparare il latino, leggere il breviario, apprendere a memoria la regola di San Francesco fino ad essere accettato formalmente nell'ordine dei frati minori conventuali, con l'emissione dei voti perpetui di obbedienza, povertà e castità. Era l'anno 1626. Dopo appena sei mesi, il vescovo di Nardò gli conferì la prima tonsura e gli ordini minori, poi il diaconato. Per superare l'esame, Giuseppe si preparò al meglio solo su un particolare brano del Vangelo e si affidò completamente, con grande fede, alla Vergine della Grottella. La domanda dell'esaminante cadde proprio sull'argomento studiato. Per Fra Giuseppe si trattò di un miracolo, come pure il successivo esame per il conferimento dell'ordine sacerdotale. In quell'occasione, per varie circostanze, il vescovo De Franchis, dopo aver esaminato vari candidati, forse perché stanco o forse perché fino a quel momento li aveva trovati molto preparati, decise di ammettere tutti, anche quelli che non aveva esaminato direttamente, e Fra Giuseppe era tra questi. Ma forse nessuno sapeva che aveva trascorso tutta la notte in preghiera nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli. Il vero esame l'aveva già superato. A 25 anni, Giuseppe era sacerdote.
Padre Giuseppe, però, non volle dimenticare di essere l'ultimo della casa e continuò a rendersi utile con i lavori più umili. E alla sera dedicava del tempo allo studio. Preghiera, studio e lavoro, soprattutto preghiera, per saziare la sete di soprannaturale e per alimentare quella fede che la mamma già dall'infanzia gli aveva trasmesso. Il 4 ottobre del 1630 avvenne il fatto straordinario raccontato dalle cronache. Mentre a Cupertino la processione in onore di San Francesco rientrava in chiesa e padre Giuseppe fungeva da ministro, si sollevò da terra fino all'altezza del pulpito, immobile, sotto gli occhi di una folla in delirio. Mentre una voce interiore lo ammoniva: Giuseppe, non nascondere più la tua vocazione ad essere uomo dello spirito. Da allora decise di vivere in una celletta spoglia, senza mobili. Scelse il giaciglio più scomodo, rinunciò definitivamente ai piccoli agi del convento e decise di fare perenne quaresima rinunciando anche al pane. Le estasi erano sempre più frequenti. Bastava un ragionamento spirituale o un pensiero rivolto con devozione a Gesù o Maria ed ecco che cadeva a terra, come morto, finché il Padre Superiore lo richiamava all'obbedienza. Anche le levitazioni divennero quotidiane. Il santuario della Grottella raccoglieva sempre più numerosi i fedeli attratti da quel fenomeno incomprensibile e strabiliante. Gente si accalcava per vedere, per toccare, per fare esperimenti sulla sensibilità del padre Giuseppe con spilli, candele e altro, finché non interveniva il padre superiore a ristabilire la calma. La Santa Vergine Maria e San Francesco erano per fra Giuseppe il riferimento per la sua crescita spirituale, gli esempi da seguire. La vita nel convento trascorreva serena. Padre Giuseppe intensificava ogni giorno di più i sacrifici e le penitenze anche corporali. E ancora oggi si conserva una stanzetta nella parte superiore del convento, ove, lontano da occhi indiscreti, praticava dure mortificazioni al suo corpo. Da Maria aveva appreso l'umiltà e da Francesco l'amore per tutte le persone che incontrava e si racconta anche per gli animali, proprio come il santo di Assisi. Figlioli, confidate in Dio, perché Dio solo è quello che ci può provvedere. Figlioli, amate Dio e siate uomini da bene. Esortava tutti per la speranza di una vita più serena. Quando volete qualcosa, confidate in Dio e ricorrete alla mamma mia, che è la Madonna, e non sconfidate perché la Madonna mia vi aiuterà in tutti i travagli. E gli ammalati accorrevano a lui per un conforto, per una grazia. Fra Giuseppe raccomandava null'altro che la fede nell'Altissimo, perché solo lui poteva salvare spiritualmente e materialmente l'uomo.
Ma chi è questo frate che va in giro comportandosi come se fosse un messia? Si chiedeva qualcuno. All'epoca funzionava ancora il tribunale del Santo Uffizio, anche se meno intensamente, e proprio da un vicario apostolico, tale Monsignor Giuseppe Palamolla, partì l'accusa formale al frate Giuseppe che andava predicando attirando moltitudini di persone. Il caso giunse a Roma e dopo breve tempo si decise di inviare fra Giuseppe al tribunale dell'Inquisizione di Napoli. Novembre del 1638. Dalle cronache si legge. Quando uscì dal convento il mattino del 25 novembre per recarsi in tribunale, notò al suo fianco un giovane frate che prese a confortarlo. Più tardi ne chiese notizia a Fra Ludovico. Il fratello assicurò che nessuno li aveva accompagnati ed egli sarà sempre convinto di aver avuto una visione del taumaturgo di Padova. Durante il processo, i giudici gli imposero di celebrare messa alla loro presenza nella chiesa del monastero di San Gregorio d'Armenia. Alla fine della celebrazione si sollevò sopra l'altare tra fiori e candele e strilli di claustrali. Dopodiché ballò a lungo sul pavimento con le ginocchia, cantando «O Beata Vergine, O Beata Vergine», mentre le monache l'avevano assediato e gli tagliuzzavano la tonaca. Una lunga attesa nel grande convento di San Lorenzo, spazi invali per l'umile frate Giuseppe, abituato nella sua amata grottella, così raccolta e discreta. Le istruzioni arrivano nel febbraio del 1639. Dopo essersi presentato a Roma, Fra Giuseppe sarà trasferito nel convento di Assisi. Nessuna condanna. Ma la faccenda esige la massima riservatezza. Praticamente il giovane frate dovrà vivere nel segreto del convento senza relazioni esterne, recluso. Unica consolazione, il volto della Vergine dipinta dal Cimabue. Oh, mamma mia! Tu m'hai seguito. E a quelle parole, Fra Giuseppe si sollevò in volo fino all'immagine di Maria. Cinque lunghi anni di segregazione fra le umiliazioni del superiore e dei confratelli. Cinque anni di eredità spirituale. Cinque anni in cui Fra Giuseppe dovette far leva su tutta la sua fede nella Madonna per riuscire a dire parole buone e incoraggianti a tutti i confratelli e alle poche persone che poteva incontrare. Mai una lamentela. Da lui uscivano solo parole di gioia. Le tre stanze a lui riservate, disposte in un lato appartato del convento, lo videro in preghiera e in penitenza. Nel 1644, padre Giuseppe fu richiamato a Roma.
ma non era per l'annuncio della fine della segregazione. Doveva semplicemente consigliare un principe polacco. Alla fine del colloquio gli fu chiesto di scegliere se tornare ad Assisi oppure rifugiarsi in un convento di Monte Rotondo, vicino a Roma. Se non ho da tornare al mio paese, voglio piuttosto starmene in Assisi che in qualsiasi altro luogo. Il ritorno ad Assisi, con gran sorpresa di padre Giuseppe, fu di grande entusiasmo generale. Gli venne attribuita la cittadinanza onoraria e dichiarato figlio del sacro convento. Qui vivrà ancora altri 9 anni. Un solo pasto quotidiano, spesso a pane e acqua, e tanta preghiera e sacrifici anche corporali. Riprese la sua vita intimamente legata alla Madonna e al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia nelle 3 stanzette. A 2 passi era situata la cappellina del noviziato, dove poteva celebrare messa e ritirarsi a pregare. Ma da ora in poi le visite di molte persone, soprattutto prelati e nobili, si susseguiranno con ritmo incessante. Una visita rimane celebre, quella dell'ex viceré di Napoli, Don Juan Enriquez Cabrera, e della consorte. In quell'occasione, stupito e meravigliato per la grande devozione degli ospiti verso la Vergine Maria, fu rapito in estasi e volò fino alla statua della Madonna, che si trova tuttora nella basilica. Si ricorda che padre Giuseppe fu visto volare verso l'altare del Santissimo Sacramento, passando addirittura fra la grata che lo separava dalla cappella della Basilica. E ancora lo si ricorda per aver trattenuto per i capelli, sollevandolo da terra, un nobiluomo bavarese. Per lui, il divino, il totalmente altro, rappresentava una forza talmente straordinaria da far annullare le leggi della fisica. Nel sacro convento divenne punto di riferimento per consigli spirituali, ma gli si chiedevano anche preveggenze e consigli di genere materiale. È documentato che Maria di Savoia intratteneva con padre Giuseppe lunghe conversazioni epistolari. Le strette disposizioni romane si allentarono ancora e gli venne pure concesso di celebrare messa alla presenza di fedeli. Ma forse proprio tale andirivieni non sembrò del tutto opportuno fra la gerarchia ecclesiastica, che naturalmente poteva sospettare una qualche trama in relazione a un'eventuale designazione papale. Puntuale arriva la nuova disposizione e padre Giuseppe fu condotto ad altra destinazione, all'improvviso, senza aver neppure il tempo di preparare le cose di stretta necessità. Se ne andò portando con sé solamente gli occhiali e il breviario. Ha ha!
Padre Giuseppe viaggiò certamente con la morte nel cuore. Arrivò a Pietrarubbia, al convento di San Lazzaro dei frati cappuccini, e fu consegnato al padre guardiano. Gli ordini erano severi. Poteva uscire dalla cella solamente per celebrare messa e senza la presenza di fedeli. Fu tutto inutile. Dapprima i buoni confratelli si radunavano volentieri nella sua stanzetta per ascoltare le sue belle parole di gioia, e poi le voci delle valli fecero sì che la gente accorresse sempre più numerosa al conventino dei frati per vedere, ascoltare e chiedere grazie a quel santo frate che vi dimorava. Ben presto, pochi mesi, e padre Giuseppe venne trasferito ancora. Sul colle prospiciente la bella cittadina di Fossombrone, il convento di Beato Benedetto si trova a strapiombo sulla valle. Padre Giuseppe vi arrivò sereno, e benché in questo convento venissero applicate severamente le disposizioni di assoluta riservatezza, si fece portatore di felicità presso i buoni padri cappuccini. Gli fu assegnata una piccola cella e celebrava messa nella chiesetta. Qui è conservato il crocifisso di fronte al quale Fra Giuseppe cadeva in estasi, e si dice che Gesù stesso dalla croce gli abbia parlato. E si ricorda che durante un'altra estasi volò fino alla cima dei cipressi del convento. Nessuno al di fuori del Santo Offizio e dei pochi frati cappuccini sapeva dove fosse padre Giuseppe, ma l'infanta Maria di Savoia disturbò mezza Europa per ridare al santo frate la libertà di cui era stato privato. Ogni sforzo fu inutile, fino alla morte di Papa Innocenzo X. Il nuovo Papa, Alessandro VII, già vescovo di Nardò, acconsentì il parziale reintegro di padre Giuseppe, ma alla proposta di rimandarlo ad Assisi, sentenziò: noi non lo vogliamo in quel santuario. Basta lì un San Francesco per tirare i popoli alla venerazione da tutte le parti. La meta era Osimo, dove il vescovo Bichi, nipote del Papa, poteva ben controllare la situazione. A causa della peste bubbonica, il trasferimento fu rimandato di un anno e ancora una volta padre Giuseppe viaggiò di nascosto. Sulla strada che porta alla città, padre Giuseppe vide un volo d'angeli sopra una cupola, il santuario della Vergine di Loreto, che da tanto tempo avrebbe voluto visitare. Fu rapito in estasi e si sollevò in volo. La Vergine Maria riusciva sempre a stupire il suo cuore. Padre Giuseppe varcò la porta di Osimo a notte fonda, all'insaputa di tutti, anche dei frati.
I giorni trascorrono lenti, pochi contatti con i padri del convento, ricordi lontani, la certezza di non ritornare mai più a Copertino. Anche ad Osimo, però, non mancarono le eccezioni e poté ricevere qualche visita rimanendo così in contatto con la realtà del mondo esterno, dispensando grazie, consolazione e qualche buona parola. Chi fa ben sol per paura non fa niente e poco dura. Chi fa ben sol per usanza, se non perde, poco avanza. Chi fa ben per puro amore dona a Dio l'anima e il cuore. E qual figlio e servitore sarà unito al suo Signore. Qualche contatto epistolare gli ricordava forse la sua Copertino, città soave, ormai lontana, irraggiungibile. In questa chiesa picca in un modo particolare l'affresco che rappresenta San Giuseppe da Copertino che entra nella gloria del paradiso. È interessante il suo atteggiamento, atteggiamento di gloria certamente, ecco, in volo verso il paradiso, ma anche di grande accoglienza verso tutti i pellegrini che vengono in questo santuario, quasi a dire che la sua presenza in paradiso è per continuare a pregare e ad essere vicino a tutti quanti si rivolgono a lui. Ecco, il Bocchetti, l'autore che nel 1930 ha affrescato questa chiesa, ha voluto anche porre un altro affresco. È la partenza di San Francesco dal porto di Ancona per andare missionario in Medio Oriente, tra i crociati, come messaggero di pace. Nell'affresco noi vediamo San Francesco quasi a salutare la gente di Ancona che insieme a dei frati sta partendo dal porto. In realtà dentro la barca ci sono i primi missionari che proprio da Osimo nel 1930 sono partiti per la terra allora della Rhodesia, oggi Zambia, in Africa, dove hanno portato per la prima volta l'annuncio del Vangelo. Ecco, spicca proprio come primo con la croce in mano Monsignor Francesco Mazzieri, un osimano, la cui figura è particolarmente importante, è in atto la causa di beatificazione. Le sue vesti, le sue cose personali e gli addobbi liturgici ci raccontano la semplicità della sua esistenza terrena e la grandezza del suo spirito sempre e solo attento alle cose di lassù. Pochi giorni ancora fra preghiere e sofferenza. Padre Giuseppe non ebbe più la forza di scendere le scale per celebrare la Santa Messa. L'asinello è arrivato sopra il monte.
La sera del 18 settembre del 1663, padre Giuseppe pronunciò il suo ultimo Amen e la sua anima, conformata in tutto alla volontà del Creatore, si alzò al cielo per l'ultima e definitiva volta. Siamo nel cuore del santuario dedicato a San Giuseppe da Copertino, nella cripta, dove insieme all'Eucarestia, presenza viva e reale di Gesù in mezzo a noi, c'è il corpo, riposa il corpo di San Giuseppe da Copertino. È qui che molti pellegrini e devoti si fermano in particolare preghiera. È qui che vengono consegnate tante lacrime alla intercessione di San Giuseppe e anche tante speranze. È qui che molti sperimentano l'abbraccio affettuoso di un padre che esprime in un modo bellissimo la paternità di Dio. La sua urna è sorretta da due angeli che tengono in alto il corpo di San Giuseppe, quasi a ricordare i voli estatici e quasi a richiamare tutti noi a non attaccarci ai beni della terra, alle situazioni terrene, ma a saper guardare verso l'alto, verso Dio, l'eternità. Questa cripta è relativamente nuova, è stata costruita nel 1963 in occasione del centenario della morte di San Giuseppe da Copertino. Come vedete, uno stile piuttosto moderno che vuole un pochettino abbinarsi ai resti antichi della prima chiesa francescana qui del santuario. Ed è questo il messaggio che San Giuseppe dona in modo particolare ai giovani. Tutto è possibile per chi crede in Dio. E con la forza della preghiera si possono superare anche quelle situazioni che sembrano impossibili. Ecco, San Giuseppe è patrono degli studenti e degli esaminanti. È patrono di tutti coloro che sono chiamati a fare delle scelte importanti nella loro vita. Ed è per questo che sono tanti i giovani studenti che si rivolgono a San Giuseppe da Copertino, soprattutto per affidare a lui e alla sua intercessione i loro studi, il loro impegno scolastico e quasi a rendere grazie al santo dei voli, molti studenti al termine del loro cammino formativo portano la tesi di laurea come segno di riconoscenza a San Giuseppe da Copertino. Il Signore benedica tutti coloro che a lui si rivolgono.